Ebbene ragazzi, bentrovati a tutti voi. Io sono Manuel, questo è il bar del calcio. Bentrovati. Cari amici, benvenuti a tutti voi. Vi rubo 10 secondi solo per ricordarvi che è in vendita il mio ultimo libro, la mia ultima opera, è Fuggire per rinascere. Chi è interessato all'acquisto di questo libro è facilissimo, c'è una copertura nazionale di circa il 90%, lo trovate anche in librerie minori, ma il posto più veloce e più rapido per acquistarlo è Amazon, lo store della Mondadori, lo store della Feltrinelli. Oppure in alternativa, per scoprire tutte le altre modalità di vendita, vi basta andare su Google, digitare Fuggire per rinascere di Manuel Manconi e vi tirerà fuori tutte le opzioni di acquisto per questo libro. Chiaramente, ragazzi, chi lo compra mi faccia sapere cosa ne pensa? Perché per me le recensioni e i vostri giudizi sono sempre molto importanti. Un saluto a tutti, ciao! Ciao ragazzi, vi ricordo velocemente che in descrizione a questo video, così come tutti gli altri video presenti su questo canale, stiamo parlando ormai di oltre 3.000 video pubblicati, ragazzi, tra precaricati e dirette, trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il nostro canale. Mentre il vetro della macchina mi si gela mentre cammino e devo guidare in situazioni non proprio perfette. Detto ciò, ragazzi, assolutamente secondo appuntamento di questa giornata, dopo che nel video delle 12 ci siamo goduti la live reaction, le azioni più importanti di quella che è stata la serata magica di ieri, in cui la Lazio ha fatto qualcosa di clamoroso, ma poi nella parte tattica del dettaglio ne parlerò in un altro video, perché merita assolutamente una disamina attentissima questa partita. Allora, partiamo chiaramente con le pagelle. Sembra assurdo, sembra folle quello che vi sto per dire, ma la partita di Provedel ieri contro il Bayern è stata una presenza, è stata una semplice presenza in campo, perché Provedel non ha dovuto fare una sola parata, avete capito bene? Una sola parata non l'ha fatta, quindi che gli do de voto? Gli do un 6, tiè, gli do un 6 giusto perché altrimenti, ragazzi, sarebbe da dare un senza voto a Provedel, assolutamente certo di quello che vi sto dicendo. Andiamo un attimino alla disamina, alla ciccia, alla cosa importante. Allora, Marusic 6 e mezzo, gara attenta. Fa due o tre sbavature, ma io vi dico la verità, questa volta non me la sento di attribuire a Marusic queste sbavature. Più che altro invece mi sento di dire che sono delle sbavature causate dalla grande bravura degli avversari. Quella assolutamente sì, ecco, quello mi sento proprio di dirlo. Quindi Marusic 6 e mezzo. Usai, stesso voto, ragazzi, perché Usai ha fatto assolutamente. Ha fatto una buona partita fino all'infortunio, ha fatto un tempo e un pezzetto giocati bene, parte un po' in sordina, poi piano piano si mette a regime, va più in fiducia, è come se per qualche minuto ha voluto sentire il suo corpo. Vi ho già parlato di questa situazione, eh? È come se ha voluto sentire il suo corpo per poi forzare, perché a un certo punto ha cominciato anche a spingere, a dare supporto costante sulla sinistra a Isaksen. Quindi, insomma, mi è piaciuto anche Usai, e onestamente è la prima prestazione degli Usai che mi convince in pieno. E andiamo alla difesa. Romagnoli 7, partita tosta, intelligente, ma sapete perché do il 7 a Romagnoli? Perché Romagnoli è un giocatore intelligentissimo, ragazzi, è di una grandissima intelligenza, e lo sapete quando lo dimostra? Quando fa le cose facili, quando c'è da potrebbe buttare la palla in una direzione migliore, lui nel dubbio prende la butta in fallo laterale, e da un veterano come lui questo è un segnale importantissimo, ragazzi, è un segnale importantissimo. Andiamo a Mario Gila. Ragazzi, la Lazio ha creduto in questo ragazzo. Forse è una casualità il fatto di averci creduto, perché, ragazzi miei, è
è entrato proprio in un momento di estrema difficoltà. Addirittura già a ottobre, inizio novembre, si parlava del giocatore che aveva chiesto la cessione per la sessione di gennaio di mercato invernale. Invece poi è entrato e Mario Gira adesso per me non esce più, ragazzi, perché la partita di Mario Gira di ieri è stata gigantesca. 8,5 in pagella a questo ragazzo che davvero, ragazzi, più lo vedo e più trovo delle somiglianze con un grandissimo difensore di inizio 2000 che è Walter Samuel, ragazzi. È un paragone ancora improprio, per carità, perché però, ragazzi miei, ormai sono 3 mesi che questo gioca. Possono le partite sbagliate capitano a tutti, le sbavature capitano a tutti, però ragazzi miei, 8,5, e vi commento la pagella di Mario Gila. Io penso che sia sufficiente una cosa: lascia le briciole ad uno che è uno dei più grandi attaccanti in circolazione, che è Harry Kane. Quando serve va a corciare sulle fasce, quando è in affanno il terzino. Grandissima velocità, sta prendendo sempre più confidenza col prendere palla e portare palla velocemente nella metà campo avversario per poi scaricarla al giocatore biancoceleste che ha preposto la costruzione del gioco. Si fa rispettare di testa, una muscolarità impressionante, una resistenza muscolare allo scatto, alla forza, al contrasto, è durissimo nel contrasto, ragazzi. Che io vi dico, partita perfetta quella di Mario Gila. Speriamo che è uscito prima per infortunio, speriamo che non sia nulla di preoccupante, che sia semplicemente un affaticamento. Però ragazzi, ieri l'Europa ha scoperto Mario Gila, ma anche tanti laziali, secondo me, ieri lo hanno scoperto. Su questo sono abbastanza sicuro. Andiamo al centrocampo, ragazzi. Cataldi, se mi gioca così, è tosta da levare. Ragazzi, Cataldi, se gioca così, è tosta da levare. Sto ragazzo ha accettato la perdita del posto ad opera di Rovella, si è messo in panchina con grande umiltà, non ha mai creato alcun tipo di problema, però ragazzi, a Cagliari ha fatto una partitona, ieri ancora meglio. 7,5 Cataldi, ragazzi, ha fatto una partita attenta nelle chiusure, nei raddoppi, feroce pressing, bravissimo subito nel prendere palla e verticalizzare, andandosi a posizionare tra le linee avversarie per ricevere palla e alleggerire la forte pressione del Bayern Monaco. Ragazzi, partita impressionante di Danilo Cataldi. Luis Alberto 7. Nel primo tempo è davvero un allenatore in campo, è un allenatore in campo, ragazzi. Urla, scuote i compagni, chiede massima attenzione nei ripiegamenti, nelle distanze, una concentrazione davvero impressionante del giocatore in campo, cioè grande attitudine, va a verticalizzare, a dare una mano a Ciro Immobile, come vi avevo detto. È successo proprio quello di cui vi ho parlato nella disamina tattica di ieri. Va da Ciro Immobile a cercare le sponde, la riceve, prende, tira un fendente da fuori area che esce di pochissimo, ed è quello che fa registrare l'unica occasione della Lazio nel primo tempo. Quindi bravo Luis, bravo pure ragazzi, stava da tutte le parti. Luis, il problema di Luis è la continuità, ragazzi miei, c'è poco da fare lì. Guendouzi, era la sua partita, lo sapevamo, era il segreto de Pulcinella, quello che tutti sanno ma nessuno dice, no? Cioè, era la sua partita, ragazzi. 8, una partita mostruosa per intensità, per densità, per grinta, per tenacia, per ferocia, per voglia di arrivare sempre primo sulla palla, per intelligenza tattica. Questo è sempre di più un giocatore che, lo dico con grande orgoglio mentre parlo di lui, un giocatore impressionante per l'equilibrio che è in grado di dare alla Lazio. C'è poco da fare. Guendouzi, tradotto in due parole, vuol dire equilibrio della Lazio. Ora si capisce perché Sarri non lo cambia mai, non lo toglie mai, sperando che la salute gli stia dietro e lo segua positivamente per tutta la rimanenza della stagione. Questo le giocherà tutte. E torno, perdonatemi se lo faccio, a criticare qualcuno che è stato capace di
criticare a sua volta Guendouzi, ragazzi. Ora la mia domanda è: ma come si fa a criticare Guendouzi? Io continuo a dire sta cosa: come si fa a criticare un giocatore del genere, che pure nelle peggiori prestazioni della Lazio è quello che è uscito allo scoperto, che ha cercato di reagire, di chiamare, di spronare la squadra. Io vi ricordo un piccolo particolare: Atalanta-Lazio 3-1, la Lazio nel finale fa il forcing, la squadra ha tutta mollato psicologicamente. Guendouzi prende palla, si gira verso i compagni, urla, li carica. Cioè, ragazzi, mi ricorda un giocatore, per intensità, per densità, per grinta, per muscolarità nelle gambe. Ragazzi, questo mi ricorda Almeida, ve lo dico proprio sinceramente. A me più stiamo avanti più mi ricorda proprio Almeida. Lo vedo e sono sempre più sicuro di questa cosa, ve lo dico sinceramente. Andiamo all'attacco. Isaksen 7, il ragazzino sprinta, aiuta, dribbla, ha il grande merito di prendersi il calcio di rigore, anche se poi secondo me là il merito è di un altro giocatore del quale vi parlo tra poco. Prestazione importante, per la sua fiducia, per la sua autostima, è stato protagonista di una partita che segnerà la storia della Lazio, e questo, ragazzi, secondo me è un altro piccolo passo di crescita. L'unica cosa è un pochino troppo leggero delle volte, ragazzi, lo vedo proprio nei contrasti, troppo leggero. Deve davvero irrobustirsi sto ragazzo, speriamo che lo staff tecnico lavori tantissimo anche sul discorso palestra, sul farlo crescere in maniera fisica, perché è importante. Felipe Anderson. Allora, Felipe Anderson, tanti l'hanno criticato Felipe Anderson, io pure, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché davvero si è assentato. Ieri, intorno al 30° minuto, è accaduta la scintilla, c'è stata la scintilla. Felipe fino a quel momento aveva fatto una partita normale, una partita da 6, 6 e mezzo per abnegazione, nulla di più. Finché poi Felipetto ha fatto un doppio dribbling con tunnel a un avversario e là si è sbloccato ed è cambiata la partita di Felipe. È stato devastante, lo abbiamo visto anche sprintare, correre come una volta, dribbling, contro dribbling, tunnel, scatti, pressing, assist, perché è fondamentale quello che fa Felipe Anderson nella ripartenza che poi porta all'azione che ha fatto scaturire il calcio di rigore a favore della Lazio. Ragazzi miei, forse che Pipe, prima di andarsene via, ci regala qualche mese di altissimo livello, come ci ha fatto vedere in passato. Ecco, sarebbe davvero, davvero la chiusura più bella per questo percorso di Felipe Anderson. Ciro Immobile 8. Ragazzi, se a Bergamo si era visto un primo indizio di ripresa di Ciro Immobile, abbiamo avuto la grande conferma a Cagliari. Ieri abbiamo avuto la certezza che è tornato non il Ciro Immobile dell'anno scorso, quello di 2 anni fa, ragazzi. Questo è il giocatore che vogliamo, che volevamo, perché siamo stati sempre abituati a vedere questo Ciro Immobile. Ecco il perché della caterba di critiche tra l'anno scorso e quest'anno. Questo è il discorso. Ci ha messo una vita, tra infortuni e tante altre situazioni, secondo me anche mentali, a sbloccarsi, ma ora è tornato Ciro Immobile. 8 in pagella per Ciro, ragazzi, 8 in pagella, netto, pulito, secco per Ciro Immobile, che nel primo tempo fa il reparto da solo, sgomita con tutti, va a pressare i suoi soliti ripiegamenti generosi, a dare supporto alla difesa. Nel secondo tempo Ciro Immobile decide di accelerare e di dare davvero tutto se stesso, finché poi c'è la ripartenza di Felipe Anderson. Io per un attimo mi incacchio pure con Felipe Anderson, perché c'era Isaksen completamente solo a destra, ma in quel caso Isaksen avrebbe dovuto ricevere la palla sul suo piede opposto e rientrare sul sinistro, avrebbe concesso un tempo in più di gioco alla difesa dell'Empoli, dell'Empoli, alla difesa del Bayern, e quindi a quel punto c'era rischio che neanche riuscisse a tirare in porta. Allora Felipe opta per Ciro Immobile. Ragazzi, Ciro Immobile lotta, sgomita, prende, se ne va in mezzo a 3 avversari, scarica solo nel momento in cui Isaksen è libero, gli dà la palla,
e da lì viene fuori il calcio di rigore. E la freddezza con la quale Ciro Immobile aspetta il fischio dell'arbitro, si appresta a correre sulla palla, la impatta e spiazza perché guarda fino all'ultimo istante Manuel Neuer, vi ho parlato di Manuel Neuer, tra i pali lo spiazza e la butta dentro, è tutto riassunto in Ciro Immobile. Questo è tutto il riassunto di Ciro Immobile. La Lazio vince e vi dico la verità, anche con merito, supportata anche da una buona panchina, ragazzi, da una buona panchina, perché esce Gila, entra Patrick, che capirai pure Patrick è uno che si fomenta subito in queste situazioni, si mette subito a murare un paio di occasioni del Bayern Monaco, entra Pedro che ha una grandissima occasione, cerca di sistemarsi la palla per trovare l'angolino più lontano, non ci riesce per un soffio, cioè insomma ragazzi, chi è entrato Castellanos, che al posto di uno sfinito Immobile si è messo a sgomitare, a cercare di dare subito la spinta e far sentire il suo contributo anche lui. Kamada 6 ha fatto il suo, è entrato un po', ha perso subito una brutta pallaccia all'inizio, però poi si è messo a giocare tra le linee pure lui. Mi è piaciuta una cosa, l'ho visto più vivo, pulsava, era vivo, non era passivo come è sempre stato. Vi ripeto, pure Kamada a Cagliari ha dato ottimi segnali. Dove era vivo? Sbracciava, chiamava il passaggio tra le linee ai compagni, si piazzava in mezzo agli avversari e chiedeva palla. Ragazzi, davvero ho visto in Kamada qualcosa di diverso, quindi gli do un 6 con convinzione, che magari può sembrare una mezza bocciatura rispetto ai 7 e gli 8 che volano oggi, ma così non è, ragazzi, così non è. Ho visto che scattava in profondità, chiamava il passaggio nella profondità, è vivo, e questo per me riguardo Kamada è già tanto. Insomma ragazzi, davvero una panchina che a me è entrata bene con la testa, e quello è stato assolutamente ragazzi, per quanto mi riguarda, fondamentale a livello di approccio mentale. Fatemi sapere cosa ne pensate della scusate, Sarri gli do un bel 8, perché ha preparato la partita nella testa dei giocatori ancora prima che in campo, e questo è fondamentale. Sarri rimarrà impressa la sua scena del rigore d'Immobile con lui voltato verso la curva in attesa della reazione della curva, e mi è rimasta ancora di più impressa la sua non reazione al gol di Ciro Immobile. Si è lasciato andare a un piccolo gesto, dopodiché ha continuato a masticare quella cosa che lui mastica sempre, tranquillo, rilassato, e questa è la dimostrazione che ancora una volta lui è un grande uomo di campo, grandissimo uomo di campo. Quindi bravo anche a Sarri, soprattutto per come ha preparato la partita. Fatemi sapere chiaramente, ragazzi, cosa ne pensate nei commenti. Vi mando un forte abbraccio e come sempre, forza Lazio a tutti. Ciao.